Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Anzio, litorale di Roma, città natale degli imperatori Caligola e Nerone. Il suo porto lo fece costruire un papa, mentre il suo vecchio casinò lo scelse Fellini per la parte del Grand Hotel di Rimini in Amarcord. Anzio è il solito museo all'aperto pieno di storie, ma poi ci sono le storie nascoste che fanno di questa città, tanto amata dalla borghesia romana, un luogo ancor più straordinario. Cominciamo da quella che si snoda attorno a un forno, il ritorno all'antico nel quartiere di Lavigno. Pane buono, pizza ottima e delizie varie. Questo si dice in giro. Mozzarella già arrivata? Sì. Sì, no. Più grande è e meglio è la mozzarella. E questa è la voce gutturale del proprietario, un cinquantenne di origini calabresi che si chiama Gregorio Spanò, detto Quattro Serrande. Siamo a fine 2018 e i carabinieri lo intercettano perché di pane e mozzarelle non parla quasi mai. Molto più facile che con i suoi compari discuta di cocaina e solventi. L'esame in boccetta era da paura. Okay. Allora, sì. Quando sono andato la mattina alle 6, quello c'è un problema così, ho voluto fare, siamo là, ha fatto la prova con le boccette, ci ha messo il giusto clorifico, sempre in caldo, e si è separata bella scaglione. Il fornaio e la sua banda hanno fatto arrivare ad Anzio 258 kg di cocaina. Era nascosta nel carbone e non è stato facile estrarla e sintetizzarla. Dalla Colombia è arrivato in soccorso un narcos dal nome poco promettente, Parkinson detto Parchi, che poi invece si rivela affidabile. Così alla fine la droga è pronta e divisa fra i complici. E tra i complici, quello più importante nella nostra storia, è Francesco Dionisi, detto il presidente, che a un certo punto è molto preoccupato per sé e per alcuni dei suoi panetti di coca. Io levo tutto da casa con mia sorella. Se succede qualcosa ci vanno con mia sorella. Lo so che ci vanno. Quindi levo tutto. Ah, ma ce la faccio spostare con loro. Francesco, lo sai che a te... Io con te lo sai, che però cerca di fare un lavoro bello, ti devo ricordare a te. Invece deve stare a piombo, mannaggia a Dio. Il lavoro bello di cui parla il fornaio trafficante è l'importazione di ben 500 kg di coca a bordo di un veliero di 28 metri. Quindi bisogna pensare a quello e non parlare troppo. Tre giorni dopo però i carabinieri entrano nell'appartamento della sorella e trovano 14 panetti, più di 15 kg di cocaina nascosti nell'armadio. Vediamo, la gente ce l'ha scritto. Io me la consegniamo. Adesso subito, me la butto da qualche parte. Il dubbio in realtà dura poco e subito dopo l'arresto della sorella e il sequestro dei 15 kg, il presidente si dà la macchia. Nel panico però ci vanno un po' tutti. Salve, buongiorno. Io sono qua per la vicenda di Gregorio Spanò, con un veliero 500 kg da Panama. Ma io non... cioè... Sono cose che hanno scritto lì, però non sono cose... Sono vere. Cose che dicono, sono loro che parlano di cocaina. No, sono loro... Non parlano di cocaina. Parlano sì di cocaina, sono accuse pesantissime. Sì, con l'avvocato piano piano si risolveranno le cose. Io sono Alberto comunque. Piacere. Miri. Sì. Di Miri, nato in Albania 37 anni fa, sconvolge la tranquillità. A maggior ragione quando capisco di aver parlato con Fatmir Limaci, il cognato del fornaio trafficante oggi in carcere. Miri non figura fra i destinatari dell'ordinanza, ma partecipa alle conversazioni, anche quando si tratta di nascondere la droga o i soldi. C'è tutti esposi. Ma ce l'hai tutti più esposi già? Buono, il plastica è meglio, anche non si ha il ministro, non si fa niente. Hanno deciso di sotterrare le mazzette e il consiglio è di proteggerle nella plastica. I soldi devono sparire perché il rischio di una perquisizione ora è davvero alto, sempre a causa di quei 15 kg trovati nell'armadio della sorella del presidente, che per questa storia si è fatta 50 giorni di carcere. Oggi lavora in un bar. Cosa sta facendo? Un favore a suo fratello? No. Se mai avessi dovuto aiutare mio fratello, probabilmente non l'avrei messa nell'armadio, sono sincera. Proprio da stupidi, no? Suo fratello a un certo punto vuole fare fuori il suo ex marito addirittura. Io non ho letto nulla di tutto ciò. Abbia pazienza, sto a lavorare. Non mi faccia perdere sto lavoro per una cavolata che non c'entra niente. No, ci mancherebbe.
E comunque chiama la cavolata. Suo fratello, il fornaio calabrese, convinti che ai carabinieri la soffiata dei 15 kg sia arrivata dal suo ex marito, pensano di ucciderlo in modo plateale, in piazza. Stando 20 minuti, io ti porto alla macchina. Oh, io gli potevo mandare, io mandavo a macchina. Ti mandavo uno con te, che cazzo vuoi che faccio più? Per trovare l'obiettivo da eliminare bisogna andare in fondo al porto, perché fa il carpentiere navale. Eccolo, l'ex marito della sorella del presidente. Dammi 20 minuti e io ti porto la macchina e il ferro. Cioè, questa gente, questo è Gregorio Spanò, professione fornaio, è quello che c'ha il forno a Lavigno. Pensa che lo fanno, ho detto Gregorio, ammazzami. Sono sempre stato fuori da questa storia e voglio stare fuori con la persona. Infine, in questa grande storia di droga che travolge anche le persone più insospettabili, c'è poi quello che ha l'ultima parola e decide per tutti. E quello che sta più in alto di tutti, ad Anzio, parla in calabrese stretto. Siamo presidente della mano, no, qui è film ne parla, ma la caccia subito, piena film. Io non si sbriga, ma la caccia è così. Ecco perché alla fine Francesco Dionisi, il presidente, si costituisce e fa uscire dal carcere la sorella, perché così vuole il capo, Giacomo Maddaffari, alias Baffetto, nato 65 anni fa a Santa Cristina d'Aspromonte, Reggio Calabria, stesso paese del suo fornaio di fiducia. Per gli inquirenti Maddaffari è il boss, diverse attività in città, ma lo potevi trovare quasi sempre al bar che gestiva con moglie e figlio. Il 17 febbraio scorso, però, quando scatta la maxi operazione Tritone, i carabinieri del nucleo investigativo di Roma devono dedicare parecchio tempo soprattutto alla sua grande villa con piscina. I luoghi dove cercare sono tanti. L'inchiesta è durata anni e colpisce duro la mafia alle porte della capitale. Si tratta di un locale di 'ndrangheta nella forma di società maggiore, ovvero potere criminale ai massimi livelli e indipendenza dalla casa madre. 65 arresti e nei guai finiscono anche due carabinieri al servizio dell'organizzazione. La maxi operazione Tritone trafigge un territorio invaso dalla cocaina. È il serbatoio di droga del Lazio, uno dei principali d'Europa. L'inchiesta si concentra su Anzio e sulla vicina Nettuno e rivela anche l'altra grande passione dell'andrangheta che controlla il litorale di Roma, la politica. A Salvini aveva vantiere con Nettuno. Parla con Conte, con cosa? Con Coppola, con il di Nettuno. Io Coppola siamo amici con me. Un attacco. Un caccio, pure a Coppola. Candidato dalla Lega per il centrodestra, da 3 anni Alessandro Coppola è il primo cittadino di Nettuno e lo diciamo subito, non è indagato. Così come non sono indagati il suo collega di Anzio, il sindaco Candido De Angelis, e i tanti consiglieri e assessori citati nelle carte della DDA. Io voglio ringraziare i carabinieri, la direzione distrettuale antimafia, per questa inchiesta, che non è finita e basta leggere gli atti dell'ordinanza per capire che non è finita. Qui siamo subito dopo gli arresti e l'arrivo delle commissioni del prefetto di Roma che devono decidere se sciogliere per mafia i due consigli comunali. Nella piazza di Anzio, la rete No Bavaglio ha organizzato una manifestazione contro i clan. Una risposta calda, limpida e spontanea, forse solo non affollata come si sperava. Ricordatevi che oggi non sono più gli anni Ottanta nei quali in questa città saltavano per aria i negozi e c'è un imprenditore coraggioso che, a differenza di tanti commercianti che oggi tacciono e negano la realtà, ha avuto il coraggio di denunciare. Oggi invece i commercianti nemmeno aderiscono alla manifestazione. Il loro numero uno, ad Anzio, è il ristoratore più noto, Walter Regolanti. Il suo romolo al porto è il costoso approdo di tutti i VIP, calciatori, conduttori, cantanti, politici, tra questi anche il premier Draghi, proprietario di villa in città. L'istrionico Regolanti è amico di tutti, ma soprattutto è amico del sindaco De Angelis. Lo raggiungo al porto subito dopo la manifestazione. Sto a fare intervista sul porto, speravo ci fosse. Ciao, ciao.
è il sindaco. Come il sindaco? Così? Lavoriamo insieme, ha lavorato per bene il paese e sta cosa non ci voleva proprio. Che cosa proprio? Ma che io proprio da lì volevo partire. A me fa specie sapere che il presidente con la sua associazione di commercianti artigiani non siete in piazza. No, non è vero, noi siamo contro la malavita organizzata. Non partecipiamo per due motivi fondamentali. Primo, per la chiave politica, la matrice politica che è stata data alle manifestazioni. La seconda, un po' più importante, è che 11 di sabato i commercianti a Anzio ci hanno da lavorare. Eppure Regolanti è uno che la mafia la conosce, anche da vicino, perché di sicuro l'ha messa a tavola. Come nel caso del potente clan dei Di Silvio, i re di Latina. Gli inquirenti hanno addirittura parlato di lei come soggetto che era vittima di estorsione da parte del clan di Silvio, no? Assolutamente non è vero. Noi abbiamo fatto una cosa che fanno tutti i commercianti. Sul cliente fidelizzato, lei viene da me, mangia da 20 anni a casa mia, poi se lei fa il giornalista a fare delinquente, quello sono problemi suoi. Mi dice, dopo 20 anni a mangiare me, io domani viene mia figlia, pago il conto io, quello che è successo a noi. Come è uscita la storia dell'estorsione non lo so. Lei se va da a Roma, si c'è il pizzicagnolo, ha ordinato, poi prosciutto a Mozzella, c'hai i soldi, è un cliente da una vita, e te lo pago domani, e dice sì, giusto. Okay. E così accade qua, accade la stessa cosa. Però stiamo parlando di un mafioso anche abbastanza colorito, no? Abbastanza. Però pagava. Il cliente del cuore, che tra l'altro non risulta abbia pagato, è lui, Costantino Di Silvio, detto Costanzo. E la faccenda viene fuori da diverse intercettazioni e dichiarazioni che documentano svariati episodi estorsivi da parte del clan Di Silvio, all'epoca capeggiato da un altro Costantino, questo qui. Onorevole! Meglio conosciuto come Cia-Cia, oggi in carcere. La verità è che accanto alla storia del celebre sbarco di Anzio c'è quella poco raccontata dello sbarco della mafia che occupa questo pezzo d'Italia subito dopo la liberazione. Già nel 1948 il braccio destro di Lucky Luciano, lo spietato Frank Coppola detto Tre Dita, espulso dagli Stati Uniti, si stabilisce proprio a due passi da Anzio. Il solito traffico di droga, ma i nuovi affari si chiamano immobiliare e cassa del mezzogiorno. Poi rapidamente, dopo Cosa Nostra, si insediano anche 'Ndrangheta e Camorra. Ecco perché negli anni Ottanta il litorale romano non è tanto diverso dalle capitali di mafia. Domani, se tu non paghi 150 milioni, non vedi più tuo figlio. La sera stessa il negozio esplodeva, ci siamo saltati per aria 9 volte, eravamo taglieggiati. Io ero un ragazzo, 14-15 anni, e mio padre ha sempre resistito, non ha mai voluto pagare un centesimo. Un agguato di camorra nel cuore della cittadina, a pochi chilometri da Roma. Negli anni 90 arrivano i morti per strada. Il territorio è ormai colonizzato ed è buono per un rifugio, ma anche per un regolamento di conti. Poi, da tempo, la mafia qui non ha più bisogno di sparare, perché evidentemente gli affari vanno bene. I proiettili magari viaggiano per posta, e arrivano ai pochi che provano ad alzare la voce e presidiare il territorio. È arrivato il proiettile, sono andata via e comunque, come vedi, è sempre difficile intervenire su quei territori. Proiettili e minacce arrivano all'ex segretario comunale di Anzio, responsabile dell'anticorruzione, e arrivano alla consigliera che fa opposizione e denuncia la presenza dei clan. È stato fatto un consiglio straordinario, ma anziché ricevere la solidarietà del sindaco e tutta la maggioranza, sono stata processata dentro il consiglio. Il sindaco ha detto che è tutto a posto, che è un territorio tranquillo, che non c'è niente di particolare. E allora nessuna sorpresa se il sindaco di Anzio, l'ex senatore Candido De Angelis, non è in prima linea alla manifestazione antimafia. Appare solo quando la piazza è ormai vuota. Quello con le berrettine in testa? Sì, sta con i suoi fedeli. Il sindaco debutta oltre 30 anni fa con la Democrazia Cristiana e la sua lunga carriera è tutta a destra. Già sindaco per 2 mandati fino al 2008, diventa poi senatore della Repubblica, gioca in squadra con Gianfranco Fini e infine, svincolato, torna nella sua Anzio. Oggi Candido De Angelis indossa la casacca della Lega di Salvini. Il futuro di Anzio dipende da voi. Candido,
24 ore che sto lavorando. Chi parla è Davide Perronace, ritenuto il braccio imprenditoriale del locale di 'Ndrangheta. Ad aprile 2018 è ai domiciliari per traffico di droga, mentre l'attuale sindaco di Anzio, De Angelis, è nel pieno della campagna elettorale. I due non possono parlarsi al telefono, men che meno incontrarsi. Il politico allora avrebbe incontrato il figlio del presunto boss, il giovane Gabriele Perronace, al fine di recapitare un messaggio molto appassionato. Qualsiasi cosa, soldi, avvocati, qualsiasi cosa, stanno a disposizione, a me faccio come di più, perché questo e questo a me fanno, sono a disposizione, venisse che cazzo gli pare a dirmi che gli ho dato la mano, che l'ho appoggiato e poi non so io come rispondere. Davide Perronace e suo figlio Gabriele sono in carcere e per la procura appartengono a una storica famiglia di 'Ndrangheta che si stabilisce ad Anzio oltre 60 anni fa ed è originaria di Guardavalle, provincia di Catanzaro, paese anche dei ben più noti Gallace, ai quali sono sempre stati affiliati. Tutte cazzate sono, tutte cazzate, capito? Tutte cazzate. Cosa vuoi mai che mi dica la sorella di Davide Perronace, anche se il loro papà è lo scomparso Nicola, detto il Bello, più volte arrestato con l'accusa di essere un boss del clan Gallace. Molto meno scontata invece l'accoglienza di suo zio Pasquale, che vive accanto, forse perché lui è il politico della famiglia. Gli esordi nella DC e poi sempre solo Forza Italia. Io adoro Berlusconi. Adora Berlusconi? Tuttora. Sì? Sì. Il pimpante Berlusconi. Non si è sposato. Ma finalmente ha messo la testa apposta, no? Si è sposato. Non volevi mettere il cinto. Ci facciamo anche una risata, ma io sono qui per parlare della storia mafiosa della sua famiglia e per rispondere Pasquale Perronace, 30 anni in comune da consigliere o assessore e mai un problema, va a prendere una foto in casa. C'è lui con due fratelli, Nicola e quello sullo sfondo. Ma quale boss vuole convincermi? È solo il giovanotto con la cazzuola in mano che tira su la casa dove infilare una famiglia con 7 figli appena arrivata dalla Calabria. Vostro padre, sì. Com'è morto? Mio padre è morto ammazzato. Così mi hanno detto? Sì, io lo confermo io. Ammazzato giù in Calabria? Ammazzato giù in Calabria, io avevo 11 anni. E comunque è stato arrestato l'assassino di suo padre? Sì. È stato arrestato? Ah. Si è fatto 27 o 28 anni. Non mi ricordo. Poi quando esce dal carcere lo ammazzano? Quando è uscito dal carcere? Lo hanno ammazzato. Io stavo in Svizzera. Però mi conferma? Io glielo confermo, ah. Però io gli dico che stavo in Svizzera. Ah, dai, già mette le mani avanti, dice io. No, io stavo in Svizzera. No, stavo in Svizzera, stavo lavorando in Svizzera. Bel nome, Antonino Belnome. Lei sa chi è? Non conosco. Chi è un pentito mai di... conosciuto. È un mai... pentito di 'Ndrangheta, importante, che era il capo della locale su in Lombardia. Non mi interessa. A Giussano, in Brianza. Non mi interessa. Lui parla della sua famiglia e soprattutto parla di Davide, dicendo che lo vedeva anche giù, si incontravano giù a Guardavalle durante l'estate e che qui ad Anzio erano attivi sia nel traffico di stupefacenti sia queste cose sia nei rapporti anche con la politica. Ok. Io di queste cose non so nulla e neanche mi interessa saperlo. Siamo nel cuore delle Falasche, il quartiere più popoloso dove Anzio si confonde con Nettuno. Qui già oltre 40 anni fa casa Perronace era il buon ritiro dei peggiori latitanti della provincia ionica di Reggio Calabria. Lo racconta il primo grande pentito di 'Ndrangheta, Giacomo Lauro, quando gli domandano dove trascorse la latitanza alla fine del 78. Io passai il Natale e il Capodanno a Roma in località Falasche di Nettuno, assieme ad altri latitanti presso Nicola Perronace della zona di Guardavalle, che aveva casa e abitazione a Falasche. E abbiamo trascorso il Natale, le feste, assieme alle nostre mogli e alle nostre famiglie.
Oggi invece basta fare due passi. Arrivi al cancello d'ingresso di una delle società dei Perronace, l'autospurgo di Davide e Gabriele, il padre e figlio arrestati, e capisci subito che la calorosa ospitalità del quartiere non è riservata a tutti. Ma che state a fare? Qual è il problema? Perché dovete riprendere il testo? Siamo su una strada pubblica. Ma quello è proprietà privata, quello è un cartello privato. Un cartello di pubblicità, c'è pure il numero di telefono, quindi... Ma perché deve guardare là? Dobbiamo raccontare cosa facevano i Perronacci, visto che sono stati arrestati tutti e due, sia Davide sia Gabriele. Ma qual è il suo problema? Come si chiama? Alberto Nerazzini, lei come si chiama? Alberto? Nerazzini, lei come si chiama? Vabbè. Lei come si chiama? Ok. Lei si presenta così? Complimenti. Complimenti. Qua dietro dove non l'avete messo? La 7. La 7, per quale motivo? Per quale motivo? Perché vanno a lavorare. Perché vanno a lavorare? Perché sono stati arrestati, c'è un'indagine. Lei chi è, scusi? Nessuno. Sì, pronto. De Angelis, buongiorno. Sono Alberto Nerazzini, un giornalista. Mi dica. Ho bisogno di farle un'intervista, di sentirla, un po' partendo anche dall'operazione Tritone. Che giornale è? Sto facendo un documentario sulla 7. Quando vuole, si chiama lunedì mattina. Ok. Va bene, grazie. Grazie a lei, arrivederci. La telefonata rimane aperta, come a riprova della super operatività del sindaco. L'idea di dimettersi non gli è mai passata per la testa e con i collaboratori commenta l'intervista che ha appena accettato. Era la 7, sta fanno documentario, voleva parlare di operazione Tritone, che coglioni. Perché se lo fai, lo fai, se non lo fai, non lo fai. Oggi. Ha ragione il sindaco, sarà una rottura di coglioni, ma non ci si può sottrarre in un momento come questo. Nel frattempo, da sentire, ci sono i consiglieri e gli assessori citati nell'ordinanza. Con la tempesta di nome Tritone in corso, in comune regna una calma spaventosa. La maggioranza è stretta attorno al sindaco, l'opposizione invece è storicamente sparuta e si scontra anche sulla mozione di sfiducia al sindaco, che va avanti e fa finta di niente. Non ho parole, veramente, ho anche riflettuto sull'opportunità di continuare io a stare in consiglio, no? Quasi mi vergogno io per quello che è accaduto, perché come fa un altro anno andare in consiglio a parlare di ordinaria amministrazione, a far finta di niente? Per un mese è calma piatta, poi improvvisamente smuove le acque un consigliere cresciuto a pane e Forza Italia, ma fuori dalla maggioranza. Uno che con la faccia da ragazzino fa il politico consumato e annuncia le dimissioni. Sono stato l'unico, sì. Nonostante io non sono stato neanche sfiorato dalle indagini. Effettivamente, Maranesi, nelle oltre 1300 pagine dell'ordinanza, è solo citato qua e là. In un'intercettazione chiamato L'Accattone, perché nell'ambiente si sa che il presunto boss Giacomo Maddaffari anni fa gli è andato in soccorso con un bel gruzzolo. Hai chiese 20.000 euro al boss, 30? Lei dice giusto, no, erano di più, erano 30. Al boss Giacomino Maddaffari. Sì, Giacomo mi ha detto, se ti serve, ti conosco, se ti serve una mano, dice non ti far problemi. Poi dice che questo era il boss. Ma il boss io vengo a saperlo oggi. Per me era, come dire, un modello, no? Di famiglia, di unione, di una famiglia che stava lì tutto il giorno a lavorare. Mi hanno detto che lei è molto vicino, comunque molto legato anche all'ex sindaco Bruschini. Sì. No? Mi hanno anche detto che Bruschini è solito fare degli incontri al mattino, insomma, dove si parla di politica, ci si incontra tra consiglieri, ex consiglieri, assessori. In questo bar che si chiama Black Coffee. Sì, tante volte lì, tante volte al bar un po' più avanti. E il Black Coffee è un bar dei Perronace? Allora, è un bar della famiglia Perronace da pochi anni, ma noi frequentavamo quel bar molto tempo prima. So benissimo, perlomeno da vedendoli, che non fanno assolutamente parte di nessuna organizzazione. Su questo siamo sicuri. Anche di Giacomo. Se tra 5, 6, 4, quello che è, anni, venisse fuori che pure questi Perronace sono simili agli altri Perronace. Il bar è questo, e anche stamattina c'è una riunione del presunto governo ombra di Anzio. Presiede al tavolo Luciano Bruschini,
ex sindaco, anche lui con 3 mandati, ex numero 1 di Forza Italia in città. C'è l'ex consigliere Maranesi, lo avete appena conosciuto. Lei invece è in giunta, Laura Nolfi, Miss Preferenza di Forza Italia, assessore alla cultura, si dimette 2 giorni dopo questa riunione al bar. E subito dopo si dimette anche lui, Gualtiero detto Walter Di Carlo, ex assessore, fornaio, commerciante, pugile. Di Carlo era un peso massimo della maggioranza. Di Carlo! Poi, quando casualmente lo incontro, non è più assessore all'ambiente da un po', ma sta andando al bar con l'ingegnere a capo dell'ambiente. Cos'è che le dà fastidio di queste intercettazioni? Quella diciamo, video con l'incontro con i Perronacce? Questo gli è. Questo è Di Carlo che dà un bacio a Perronacce Davide. Certo, ho sempre stimato, poi quello che dice la gente, ragazzi, non è che vorrà vedere che hanno la ferita penale pulita, questo è campagna elettorale, ragazzi. Il ragazzo mi ha sempre portato rispetto. Il ragazzo è Davide o ragazzo Davide. Gabriele? Quello no, Gabriele proprio dice Gabriele, non c'entra nulla per me, Gabriele. Quindi suo padre sì, c'entra qualcosa? Non c'entra. Perché suo padre era già ai domiciliari. Ma tu non puoi portare. Suo padre era già ai domiciliari quando escono queste Penso case. Penso che era ai domiciliari, sì. Sì. E io mi prendevo il caffè con lui, tutto lì. Ma non usciva Davide Veronaci, quando stava ai domiciliari, stava dentro. A parte il fatto che bere un caffè a casa dell'amico agli arresti non è opportuno, questo è il piazzale dell'azienda dei Perronacce. Siamo nel 2020, la campagna elettorale è finita da quasi 2 anni e Davide Perronacce ne ha ancora 3 da scontare agli arresti per droga. Gli hanno concesso i domiciliari e da un po', grazie alla Corte di Appello di Roma, può addirittura andare a lavorare tutte le mattine, anche il sabato. Tutti sanno che agli arresti, lo sa Di Carlo e lo sa l'altro politico della comitiva, l'assessore ai lavori pubblici. C'è l'Andrangheta fa delle cose che non deve fare, è normale che va fermata, ma non so tutti uguali, il problema è quello. Anche cioè ci sono andranghetisti bravi, ma che sta dicendo Di Carlo? No, bravi, ci stanno i andranghetisti che ci mettono sopra sta ricetta andranghetista. Ma non è che io porti la 'ndrangheta secondo il mio certo. Ah, ok, mi stai dicendo questi che sono accusati di essere andranghetisti. Non sanno neanche che vuol dire, poi se parliamo andrangheta dite voi, troppo ci stanno a parlare, i miliardi, i soldi, la droga, l'omicidi. Qui arriva, qui c'è un giro di cocaina enorme in questo territorio, ma proprio qui ad Anzio. Ma tu anzi la 'ndrangheta, sono tutti 4 drogati che stanno al quartiere Europa. Ma che 4 drogati? Qui parliamo di 500 kg, ci sono le intercettazioni. Questi sono i narcotrafficanti che organizzano dei viaggi da 500 kg, da 300 kg, da 258 kg. Questo invece è Aristodemo Lauri, un altro politico legato a Davide Perronacce, non solo perché lo va a trovare a casa quando è arrestato. Eletto nel 2008 con il PD, nel 2018 torna in comune con la Lega di Salvini e finisce plurintercettato. Sono rimasto basito e sono rimasto anche umiliato a me stesso. L'intervista per che cosa? A me non mi interessa. Io non capisco questa parola 'ndrangheta, io non la voglio neanche capire che cos'è e non la voglio neanche sentire perché non mi interessa. La 'ndrangheta non sta qua da noi, Ho terminato la messa e vado anche in chiesa, quindi sono anche religioso e non ho nulla da dire. E infine c'è lui con il sacchetto bianco in mano che qui esce dalla sua palestra e va a parlare con alcuni lavoratori. È Giuseppe Ranucci, detto Pino o Lombetto, super assessore di Anzio, prima ai lavori pubblici e poi ad ambiente e sanità. Ho avvenitamente a svistarmi, ma tutto che vi prego, però la palestra teniamola fuori però. E dove ci vediamo? Ci vediamo? La palestra non è la mia. A dove ci vediamo, Ranucci? Ci vediamo pure là, ma teniamola fuori, mi segui quello che ti voglio dire. Eppure la mega palestra Eneas è sua ed è il suo orgoglio. La inaugura nel 2018 con modelle e giocolieri, con il sindaco De Angelis e con l'amico campione del mondo, Bruno Conti, che taglia il nastro. Invece oggi, per l'intervista, vuole vedermi in mezzo alla strada. E qui arriva la seconda sorpresa. Non fa riprese, fate riprese e fate niente, perché non andiamo d'accordo. Le domande, le curiosità però restano, a partire dall'investimento milionario della mega palestra creata da zero. Niente male per un operaio specialista in reti fognarie. Io faccio operaio di un'azienda, tu mi vieni a fare come fa un operaio tra l'altro? Però manca i mutui, abbiamo i mutui in banca. Quanto è costata sta struttura? Tantissimo. Questo abbiamo preso 1 milione di mutui in banca.
E più abbiamo ancora dei buffi da pagare. E con un milione non si fa tutto. No, abbiamo speso di più. Tipo? È un'operazione da... 7, 8, solo? Con un reddito da 30.000 euro, ottenere una linea di credito milionaria resta un'impresa fenomenale. Ma l'operaio politico Ranucci è davvero un tipo pieno di inventiva. Hai capito come? I ristoranti, tutti quanti a fare come cazzo gli pare, non hanno visto un cazzo. A me al buio mi sono venuto a controllare, 8 mesi chiuso. Fine 2020, secondo lockdown. L'assessore è decisamente alterato e si sdraia sotto la macchina dei vigili, perché devono smetterla con i controlli Covid alla sua palestra. I pezzi de merda, 8 mesi. In diretta social volano bestemmie e minacce per oltre un'ora, anche contro l'amico sindaco. Una protesta originalissima che l'assessore deve pagare con le dimissioni. Peccato, era stato uno dei più votati per Forza Italia. Per i PM, anche grazie ai mafiosi Gallace e Perronaccio. No, chiama pure il comandante, mi fate sto cazzo il numero. Scusa un attimo, ma se uno c'ha il diritto al voto, va a votare. Se non vota uno, vota un altro. Quindi è una proposta, togliamo ai mafiosi il diritto di voto, così abbiamo risolto il problema. No, ti sto dicendo, no. Sì, Davide c'aveva dei voti, no, e me l'ha dati a me, perché... Il problema è che il suo nome è finito qui, non perché Davide le ha portati i voti, perché Davide è uomo di mafia per la DDA, quindi i voti che porta la mafia sono interessanti per la DDA e credo anche per me. Per me Davide Perronaccio non è un uomo di mafia, Gabriele vorrei un figlio come lui, e quel ragazzino che sta lì sono sofferente. Ma sofferente veramente. Il quello ragazzino. Che nelle intercettazioni lei chiama il ragazzino, mi manda il ragazzino, qualsiasi cosa mi manda il ragazzino. No, mi manda il ragazzino, mi manda il ragazzino a Gabriele, che mi chiama. E perché Pino il Lombetto? Pino il Lombetto perché è il mio soprannome. Anche i Perronace lo chiamano Lombetto, o ancora più affettuosamente Zio Pino, perché è come uno di famiglia, uno che quando lo chiami è sempre disponibile. Il rapporto non si deteriora nemmeno quando Davide Perronace finisce ai domiciliari con una condanna a quasi 5 anni e mezzo per droga. Questo vale per il consigliere Di Carlo e vale per il superassessore Ranucci. Ora restiamo qui, nel piazzale dei Perronace, perché i vertici delle famiglie di 'Ndrangheta, di Anzio e Nettuno sono scaltri, evitano gli incontri diretti. Ecco spiegato l'eccezionale valore delle immagini in cui Davide Perronace prima lo riceve e poi in disparte confabula con Bruno Gallace. Solo 3 giorni dopo, il capo dei Gallace è arrestato su ordine dell'antimafia di Reggio Calabria. Si parla pure che va a casa dei Gallace. Questo qua non... sinceramente, poi basta. Ci sono andato lì, che dice? Vabbè, una settimana prima del voto, il voto era giugno 2018. Giusto? Allora. Sì. E quindi sarà stato fine maggio, inizio giugno. Ma non metto che stava con lui. Sì, ma c'è il figlio. Ma perché pure lui ha Nettuno. Nettuno è il figlio. Che lui no, sarebbe con lo stesso sindaco. Che si apporta Lombetto. Lo stesso sindaco di chi? Il nostro, Coppola. E invece lui? Coppola. E allora che cazzo deve fare? Anche il legame fra l'assessore di Anzio Ranucci, detto Lombetto, e il boss Bruno Gallace è documentato. Però i Gallace, si sa, sono più interessati a Nettuno, dove appoggiano il candidato sindaco Coppola. E a Nettuno Lombetto, come dicono, ha piazzato il figlio Luca. Ciao papà. Arrivederci. Arrivederci. Se io ti dico questa cosa, perché per me... Luca niente, non parla con ma me. Assolutamente no, lasciato proprio fuori. A me, se vanno a truppare mio figlio, io penso che quando devo morire stanotte, moro mo. A Nettuno, suo figlio, Luca Ranucci, oggi è consigliere a fianco del sindaco Coppola. Non parla Ranucci Junior e non parla nemmeno la sua compagna, l'assessora dimissionaria alla cultura, Camilla Ludovisi, targata Lega di Salvini. Ho provato a richiamarla, insomma, io sono tornato da queste parti. No, e... guardi, non mi interessa. Non le interessa, capito? No. C'è poi Lucia De Zuani, prima Lega, oggi in Forza Italia. I carabinieri intercettano suo fratello Stefano che per farla eleggere chiede i voti direttamente al boss Gallace. Io posso chiedere voto a chi voglio, secondo me, poi secondo la legge forse non sarà così. Allora gli togliessero il diritto al voto.
Risponde la segreteria telefonica. Comunque, se possibile, Nettuno è peggio di Anzio. Malgrado la tempesta in corso, qui non parla proprio nessuno. Chi si supera è il sindaco Coppola. Non risponde ai messaggi, alle telefonate, anche la sua segreteria si fa di nebbia. Non lo trovi in comune e non lo trovi nemmeno a casa. La situazione, insomma, Nettuno è piuttosto disperata quando suona il campanello di Young TV e Il Clandestino, testate fra le più seguite in tutto il litorale. I motivi per essere qui sono svariati, perché il padrone di casa è Daniele Reguiz, giornalista ma anche editore, conduttore, ex candidato del PD a Nettuno. Un'altra vittima di atti intimidatori, tra cui una busta con due proiettili prima del voto. Due cartucce da cinghiale, quelle grandi proprio. Che sì. Calibro 12, leggevo. Ho trovato queste cose. E non c'era scritto niente. Per Daniele. Ci sono queste famiglie, c'è cioè questa locale di 'Ndrangheta che è radicata davvero da decenni. Noi sappiamo quello che scriviamo, noi quello che scriviamo sappiamo. Dentro al PD del litorale, già schieratissimo con Renzi e sempre allineato al segretario regionale, il senatore Astorre, oggi Reguiz vuole ricandidarsi. Lo hanno definito il nuovo che avanza. I suoi amici, però, sono tutt'altro che nuovi. Abbiamo con noi questa esclusiva con Pino Ranucci. Il legame con Pino Ranucci, detto Lombetto, è eccezionale. E include giustamente anche il figlio, quel Luca Ranucci, eletto consigliere a Nettuno nella lista del sindaco leghista Coppola, e l'ex assessora della Lega, Camilla Ludovisi. E poi l'ultima cosa, che mi ha letteralmente sconvolto, è proprio dentro l'indagine. Chi? C'è il tuo nome nell'indagine, ci sono intercettazioni che ti riguarda. L'hai presente? Non l'hai mai vista? Ma sì, che fai il giornalista, poi non l'hai letta l'ordinanza. Quale intercettazione, scusa? Mata l'ultima. Chi negri dalla stazione minacciare a Gianmarco un po' da uscire da casa. Ci parte su la macchina, aspetta tu e poi me ne vai giù. Io Gianmarco. Il nipote di Daniele. Poi vado là stasera, compa, faccio ride, tabula rasa, mi ha chiamato Daniele, mi ha detto poi messo piacere, mi ha detto risolvemelo tu, mi ha detto perché. Ma stasera quando mi vedo lontano, facci, poi che scappano. Lo chiamando a Maometto. E così, grazie al giornalista Reguiz, non indagato, conosciamo meglio anche la quarta famiglia del locale di 'Ndrangheta, la famiglia Tedesco, il cui membro più importante è Cosimo. Lo avete appena sentito mentre spiega di dover fare un favore a Daniele Reguiz, un raid punitivo a un gruppo di immigrati. Qualche giorno dopo, Tedesco richiama l'amico Reguiz. Oh, che si fa? Vedi i marocchini che ci vanno a ridompere il cazzo e io li ho sfrociati. E grazie lei, quando stai? Pronto? Ti chiede di intervenire per proteggere, scrivono il nipote. Scusi, sono cose che sta alla prefettura e lei non può registrare certe cose che sta facendo. Innanzitutto doveva chiedere il permesso di registrare. Sta registrando. Ma siamo giornalisti, giornalisti, però dovevi chiedere il permesso di registrare. Perché tu sei entrato, ti do del tu come dai certo, per lui. Certo. Sei entrato. Mi sono tranquillissimo, giusto. Tu sei entrato. Sta questa cosa. Torno ad Anzio perché finalmente è il momento di incontrare il sindaco Candido De Angelis. Alla fine di questo viaggio faticoso, un'intervista posata è quello che ci vuole. Non ci vuole invece l'ennesimo messaggio WhatsApp. Il sindaco cancella l'intervista. Fisicamente non sta bene, si teme il Covid. Lui non mi risponde più. Insisto con l'ufficio stampa. Anche sottoposto a tampone, perché deve stare un attimo sotto controllo. C'è un po' di influenza. Cosa dirò? Che il sindaco... E così io ad Anzio non ho più nulla da fare. La città non vuole parlare di mafia e commissione di accesso. Già si pensa solo all'estate. Raccolgo il volantino della manifestazione di Portanzio che accompagna gli ambiziosi programmi dell'amministrazione De Angelis. Sponsorizza l'evento la Dean Pesca, ovvero De Angelis Pesca, l'azienda del sindaco che da 40 anni si occupa di prodotti ittici. Ecco un altro cortocircuito. Siamo assolutamente convinti che i numeri non siano quelli,
Che casino, circa 4 anni fa, quando un giudice di Velletri ordina il sequestro di 1 milione di euro alla famiglia del sindaco, perché la Guardia di Finanza, a seguito di una verifica alla Dean Pesca, ha trovato fatture inventate e moltiplicate, note di credito da stornare e invece aggiunte ai costi, e altri meccanismi piuttosto rozzi per azzerare gli utili e fregarsi l'IVA. Il reato contestato è dichiarazione fraudolenta, per un'evasione in 3 anni di appunto 1 milione di euro. Con queste cifre si rischiano 8 anni di carcere. Impossibile sapere a che punto sia il procedimento. L'ultima notizia è del gennaio 2019 e parla di un dissequestro parziale. Non possiamo fare a meno, a nostro avviso, di discutere in questo Consiglio dei fatti che sono accaduti recentemente e riguardano il nostro sindaco. Ma sul sequestro di 1 milione di euro e l'accusa di evasione, il sindaco invece non può fare a meno di rispondere a modo suo. La cosa che mi dispiace, mi amareggia e un'amarezza che sfocia nella pazzia, questo è vero, un po' sì, perché se poi mi toccano i figli divento matto con chiunque, come tutti, poi si diventa matti, perché se soffre mio figlio poi soffre pure tuo figlio. Stiamo a parlare dei 3 figli, sindaco, che c'è vanno il CIM, la notte a lavorare. C'è il centro igiene mentale loro, per i pazzi. No, se soffrono i pazzi loro, non devono stare in consiglio comunale. Figlio, i pazzi vengono. Soffre pure il tuo. Se soffrono i miei figli, poi soffre anche il tuo. Io lo ricevo come una minaccia. Io non sono abituata all'aula del consiglio comunale. Io sono, scusate, non no. Mi piacciono queste cose. Allora andiamo a rivedere la registrazione. Per favore, parlo io. Va bene, parlo io. Oh, ok. E se pensate che va a casa Candido De Anci e questa amministrazione, che voi vincerete le elezioni, state bene così, le elezioni Anci non ne vincerete mai voi. Va bene, a posto, tutto bene. Comunque l'ultimo colpo di scena accade proprio alla manifestazione che supporta gli ambiziosi programmi del sindaco ed è supportata dall'azienda del sindaco. Al porto, in mezzo alle foto, ai prosecchini e ai tramezzini, c'è anche l'ex senatore De Angelis, il sindaco con l'influenza. Un piacere incontrarlo accanto all'amico Regolanti, il presidente dei commercianti. Beh, sono contento di vederlo. Salute. Sto facendo di portanza, un'impostazione dedicata al charter nautico. La seconda edizione, dopo 3 anni... Ho visto che la prima era così, del 19, poi c'è stata ovviamente la pandemia. Sì, però... Ma perché? Non lo so. Sindaco, ma così è peggio, no? Perché? Com'è violenza? Ma come? No, ma scusi, cioè, non possiamo raccontare Anzio senza parlare con lei. È un evento pubblico. Comandante, chiamate. Staccanimento pure a Giannino, dice accanimento. No, nei nostri confronti. Come va? Non ho capito, ciao. Che è successo? Come mai? Come mai? Capisco... È successo che neanche il tempo di fare una delle tante domande e il sindaco fa tutto da solo. Scappa, chiama il comandante dei vigili, alla fine si infila dentro un ristorante con l'uscita sul retro. Non era facile riuscire a rispondere a tutte le domande in un colpo solo.